quest'anno vinciamo lo scudetto, Paolo! Vinciamo lo scudetto, Paolo! Porta la fortuna questi occhiali, Paolo! Oggi noi non meritiamo assolutamente questa sofferenza. Una partita col Verona alle 12.30, tragica, la partita è finita, sono tutti in campo, sembra che abbia vinto la Champions, Lautaro sbatte la testa per terra, io non ce la faccio più, abbiamo vinto al 99esimo rigore per il Verona ed è colpa anche tua. Oggi Inzaghi voto 0, non è azzeccata una, i cambi, la formazione, l'approccio, gli stessi giocatori voto 0, non ce n'è uno che ha dato di più. Vergogna, 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 peggio della Juve di Moggi, peggio della Juve di Moggi, il gol dell'Inter chiaramente da annullare, è uno schifo, è uno scandalo, la morte del calcio, è la morte, quello che ho visto oggi è la morte del calcio. Com'è? Dov'è la Marotta League? Dov'è la Marotta League? Voleva farcela pareggiare a tutti, Fabri non sei un arbitro, 50.000 falli, quando cazzo togli i cartellini? Sei venuto a fare la partita della vita, Pandorino. Strong! Oh, spegnete la televisione! La braciola qua è rimasta! La braciola qua! Avete i maccheroni sullo stomaco! Prendete il caviscon e andate a cagare! Hai capito? Andiamo, cazzo! Sto impazzendo! Che mani lì! Con la copertina dopo mangiato! A rigore di Henry! Papà, mi il culo! Ciao! Che siete proprio dei ladri! Ladri! Ladri vergognosi, pagliacci, quando vi dico pagliacci vi si dice proprio siete proprio dei pagliacci, fate schifo al cazzo! Ci hanno dato pure il rigore al 100° minuto, Marotta League! Paolo e Godo! Oh, Godo, valla a dire adesso Marotta League ci avrebbero dato rigore al 100° minuto. Colossale non vince l'Internazionale, senza il furto colossale non vince l'Internazionale. Altra partita rubata dall'Inter, ladri d'Italia. L'abbiamo visto tutti l'abbiamo visto, il fallo di Bastoni su Doda e il gol era da annullare, sacrosanto annullare quel gol. E invece no, altro giro, altro furto. È solo così possono vincere, solo così. Ma siamo qui, mente tranquilla, calma. Turam non si cambia mai. Turam non si cambia mai. Quanto guadagni? 5-5. Turam non si cambia, 26 anni, può fare la Dakar. Per Petre e poi Arnautovic. O lo aggiungi, non togli mai Turam. Poi adesso è stato tre settimane male. Lautaro, più senso che togli Lautaro, ci poteva stare, non ci aveva i 90 minuti. Lasci Lautaro e togli Turam, che è l'unico che c'ha la gamba. Lui, cosa lo togli a fare? Per mettere Arnautovic, che io gli voglio bene, ma è impietoso, adesso non può circolare. Turam non si toglie mai, tu prendi 5-5 per togliere Turam. Avete capito perché non bisogna parlare di scudetto? Non è che perché non possiamo, non ce lo fanno vincere. Oggi l'avete visto quello che è successo a San Siro? L'ennesima vergogna. Quindi anche quando stanno calando fisicamente, lasciate perdere che il Verona quello ha tirato un rigore proprio, lasciamo stare. Ma il gol del 2-1 è stata una cosa vergognosa. Lì vi fanno capire che saranno aiutati fino all'ultimo. Quindi non parlate di scudetto e capite che l'obiettivo è quello di entrare in Champions e basta. Non vi fate illusioni. Loro avranno aiuti finché potranno. Sono invecchiato di 10 anni dopo sta partita. Sono invecchiato di 10 anni. Vero che devo vedere il Milan, ma se anche quando l'Inter ha le giornate no, il VAR non interviene, il contatto Duda-Bastoni è qualcosa di allucinante, è stato rivisto ma il gol è stato convalidato lo stesso. Poi qualcuno mi dirà, ma ha sbagliato il rigore al centesimo, sì, ho capito, ma tu inizia ad annullare quel gol lì sul 2-1. Raga, però adesso è una cosa incredibile, adesso stiamo un attimino esagerando. Che bello, così è troppo bello, vincere così fa troppo piacere, una bellezza, un piacere, sapete, c'è, entra quella al 90esimo e segna, gli danno il rigore al 95esimo e lo sbagliano, sono segnali scudetto, apparecchiatelo questo scudetto, perché se lo devi perdere, queste partite la perdi.
perdi, la perdi. Se devi perdere lo scudetto, questa partita la perdi. Oh, interisti, paura, paura. Minchia, eravate proprio lì con, col fiato sul collo. Sì, mamma, come godo. Come godo, ancora più bello vincere così. È ancora più bello vincere così. È ancora più bello. Ed è meritata perché ci abbiamo messo il cuore. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo. Ci abbiamo messo il cuore, nonostante una stanchezza allucinante. Una stanchezza allucinante, ci abbiamo messo sto cazzo di cuore che ci abbiamo. Nerazzurro pulsante. E abbiamo preso i tre punti. E prendere i tre punti in questo stato fisico qua, in questa condizione qua, è ancora più importante. Ennesimo furto colossale ancora una volta, perché voi mi dovete spiegare come cazzo si fa a non vedere la gomitata volontaria di Bastoni sul gol di Frattesi. Il VAR ci ha messo 2 minuti, vorrei sapere quello che cazzo hanno visto. Quello che cazzo hanno visto. Si preoccupavano del fuorigioco di... della posizione in fuorigioco di Frattesi, invece di andare a vedere la gomitata dei Bastoni, che tutto lì nasce. Col giocatore per terra, fra parentesi, arbitro che non ferma il gioco perché aspetta la sportività degli interisti che non sanno nemmeno dove sta di casa. A casa, gufi di merda! A casa, gufi, ladri, juventini, gobbi! E radisti! A casa vi deve spappolare il fegato! Si deve rompere il vostro fegato! A casa! Ci avevate creduto, eh? Ci avevate creduto che pareggiavamo col Verona! Invece a casa! L'abbiamo portata a casa noi, 2-1, in una partita drammatica! È successo di tutto! Un arbitro mandato per farci perdere, ok? Non mi venite a rompere i coglioni con il... gol irregolare, il fallo di Bastoni che non è mai fallo, ok, perché non è mai fallo. Una partita che rimarrà la storia, thriller con il rigore finale, le mutande di Frattesi e Sommer che protizza quel pezzo di merda di Henry. Esattamente così, pezzo di merda come juventini e milanisti che sono rimasti fino all'ultimo secondo a sperare nel due pari del Verona. Verona, Verona, vaffanculo. Ma d'altronde, essere tifoso dell'Inter ha un grande beneficio. Risparmi le visite dal cardiologo, perché una volta che superi queste partite, che malattia avevo, coro? Coro sta buono. Se sopravvivi a queste cose, stai buono, stai fin troppo buono, a gamba ci andando. Grazie Gesù Cristo, grazie, grazie di questa gioia, che goduria, com'è bello vincere così, grazie, 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 grazie.